Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo siete già. Oggi vi faccio vedere come prendere l'intero set leggendario come vestito da corporativo. Vi lascio subito la mappa interattiva e tutti i dati per andare a vedere nel video dove sono le varie locazioni e come si fanno a prendere i vari pezzi del vestito. Quindi, la mappa interattiva ve la faccio vedere subito, così potete andare a vedere subito dove sono le varie zone. E poi vi faccio vedere esattamente i punti precisi dove andare a prendere i vari oggettini. I primi due oggetti si trovano in alto, qui in alto alla mappa. Quindi il primo che si trova qua. Quindi dovrete teletrasportarvi in una zona più vicina. So che c'è anche un teletrasporto qua, ma non l'ho ancora preso. E il secondo pezzo lo troverete qua. In questo caso sono i pantaloni qui e la giacca la troverete qui. Come vedete sono uno vicino all'altro. Per quanto riguarda invece la camicia, dovrete andare a teletrasportarvi o qui o qui. Quindi ricordatevi questa zona vicino al mare, siamo proprio all'interno di Night City. La camicia si troverà qui sotto, quindi selezionate o il bar o se avete ancora il contratto potete selezionare il contratto, comunque a livello della strada. Vedrete il video, vi lascio comunque tutti i riferimenti nel video. Per quanto riguarda invece gli occhiali, ce ne sono di due tipi. Il primo occhiale si trova qui. Mentre il secondo occhiale si trova in mezzo al deserto qua. Vi lascio comunque sempre riferimento al minuto del video dove andarlo a recuperare. E ultime ma non ultime, le scarpe si trovano. Dovete selezionare questa zona qui della mappa e qui in fondo sulla destra troverete il parcheggio con le scarpe e avrete tutto il set. Bene, iniziamo con i pantaloni. Dovremmo andare nella zona industriale, quindi una zona un po' all'esterno della mappa. Adesso ve la mostrerò tra pochissimo. Ecco, dovremmo andare qui in fondo. Magari cercando di non schiantarvi. Una volta arrivati al punto interessato, troveremo là in fondo uno schianto a quanto pare. Potete arrivarci col mezzo o semplicemente lasciare la macchina o la moto sulla strada. Troverete un bellissimo trasporto aereo e qui in mezzo troverete un cadavere con i vostri pantaloni. Per quanto riguarda la giacca, invece, dovremmo arrivare in una via accanto a dove abbiamo preso i pantaloni. Dovremmo arrivare a un Love Hotel. Potete trovare ovviamente la mappa interattiva all'inizio del video. Una volta che siamo arrivati al Love Hotel, non dobbiamo fare altro che andare dove c'è l'auto incidentata proprio di fronte e troveremo il cadavere con la nostra giacca all'interno. Terzo step, si va a prendere la camicia esattamente in mezzo a Night City. Vi ricordo sempre di andare a vedere la mappa interattiva inizio video e poi tornare ovviamente a vedere dove e come si prende. Io ho cambiato auto giusto per schiantarmi con la macchina di Batman che è inguidabile, ma è bellissima e quindi non posso farne a meno di guidarla. Dovremo trovare praticamente al piano più basso di Night City, quindi sulla strada, ricordatevi di usare il teletrasporto più vicino. Dovremo trovare un
un locale che si chiama Hell. E il nome prima non lo so perché è tipo in giapponese, quindi boh, valla a capire. Comunque, come vedete c'è Hell, noi dovremo fermarci dall'altra parte della strada, proprio di fronte a Hell, quindi dall'altra parte della strada c'è un cantiere. Dentro questo cantiere troverete un cadavere con la vostra camicia al suo interno. Bene, il tipo di occhiali, zona molto semplice, si trova dentro una scatola sotto un cartellone, qua sulla curva. Questo è il primo paio di occhiali, dovremo poi andare a prendere il secondo. Il secondo paio di occhiali è fuori dalla città, praticamente in mezzo al deserto. Dovremo trovare una pattuglia della Militech. Come vedete, sono praticamente alla fine della mappa. Teletrasportatevi, arriverete in una zona dove c'è una pattuglia della Militech. E dietro la pattuglia della Militech troverete un drone con un container abbattuto. Dentro il container abbattuto troverete gli altri paio di occhiali. Ultimo ma non ultimo, le scarpe, che ovviamente a me si è buggato perché chiaramente non mi sono uscite, ma comunque vi faccio vedere dove sono. In questa zona, quindi qui in fondo, troverete una via chiusa dove dovrete andarci, c'è un teletrasporto proprio lì vicino, quindi si va a piedi senza alcun problema. Troverete in fondo alla via un parcheggio sulla vostra destra, voi all'interno di quel parcheggio troverete due furgoncini con in mezzo il cadavere che vi darà le scarpe e qui concluderemo il set semplicemente. Con queste scarpe qua, come vedete io adesso non avrò i due furgoncini, qua arrivate in fondo alla strada, passate di fianco alla panda e proprio qui al centro, qui in mezzo, troverete due furgoni distrutti con il signore della Militech a terra con le vostre scarpe. Con questo io credo di aver concluso, spero che abbiate trovato il set al posto mio visto che io sono buggato e GG a tutti quanti.